Ascolto qua questa discussione, non tanto dell'orbita circolare, ma in discussione dell'energia, del potenziale centrifugo, l'esistenza del potenziale centrifugo, e la spiegazione del perché la Luna non ci cade in testa. Cioè, dovete pensare un attimo, se questo è, non so, il Sole, o che noi non percepiamo nel Sole. Immaginate di avere una particella all'infinito, quindi mi do un po' di spazio qua, molto distante, talmente distante che possiamo dire all'infinito che l'energia potenziale è zero, d'accordo? E immaginate che parta da fermo, eccolo qua, molto distante, e parte da fermo. Quindi qua fuori l'energia potenziale è zero. L'energia cinetica è zero. Quanto vale l'energia meccanica? Zero. D'accordo? Quindi siete in una situazione, questo disegno è troppo compromesso, siete in una situazione in cui, se questo è il grafico dell'energia potenziale efficace, siete in una situazione in cui l'energia è uguale a zero, cioè siete su questa riga qua. Meglio tiri fuori dei colori, mi libero anche un po' di queste cose che mi danno fastidio quando parlo. L'energia, cosa la rappresentiamo? In viola? L'energia in questo esercizio è proprio zero, perché vale zero l'energia potenziale, per vale zero l'energia cinetica. Se non ci fosse l'energia potenziale centrifugo, cioè se l'energia potenziale fosse solo questo, cosa impedisce alla particella di precipitare sul Sole? Lui perché non può arrivare a distanze sempre più vicine a questa posizione qui? Quale sarebbe la sua energia potenziale? La sua energia potenziale sarebbe questo valore. E qual è l'energia cinetica? Usavo il rosso, eccolo qua. L'energia cinetica sarebbe questo. Quindi vedete che più lui si avvicina, guardate solo la curva blu per il momento, lui si avvicina, la sua energia potenziale va giù, di conseguenza la sua energia cinetica va su, sta acquistando velocità, si avvicina l'energia potenziale e sempre più negativo, di conseguenza l'energia cinetica sempre più grande. E cosa gli impedisce di arrivare a distanze arbitrariamente vicine? C'è questo potenziale centrifugo. Però dovete notare che il potenziale centrifugo cos'era? Era L0 quadro diviso 2mR quadro. Questo cos'era? Era il momento della quantità di moto. Se per caso la particella ha un momento della quantità di moto 0, cosa vuol dire 0? Cos'era il momento della quantità di moto? Era questo valore, era mr la velocità trasversa, cioè scritta un po' più esplicitamente è questa roba qui, dove questa è la derivata dell'angolo rispetto al tempo. Se inizialmente la particella è ferma, dov'è che l'ho messo? Ecco, questo è il Sole. Questo è il Sole. Qua ha una distanza infinita talmente che non l'ho più vista. Eccola qua. Se questo è veramente fermo, non ha una velocità trasversa. È fermo. E quindi cosa vuol dire? Se questo è proprio fermo, vuol dire che anche L0 vale 0. E quindi questa curva, questo potenziale centrifugo non c'è, perché questo c'è nella misura in cui L0 deve essere 0. Dovete scriverlo. Questo potenziale centrifugo c'è nella misura in cui L0 è diverso da 0. Se L0 è 0, non c'è. Se L0 è diverso da 0, c'è. Se L0 è doppio, allora la curva sarà più grande. Il messaggio è
dovete pensare che questa roba c'è nella misura in cui L0 deve essere 0. In questo esercizio, dove parte da fermo, e viene lasciato andare, chiaramente c'è una forza debole, perché siamo lontani, di attrazione. Non è proprio 0. Per essere 0 dovrei essere matematicamente all'infinito, ma non abbiamo tutto lo spazio a disposizione. Quindi io mi metto a un chilometro di distanza, non è proprio 0 la forza. Quindi lentamente questa particella comincerà molto lentamente ad acquistare velocità, e più si avvicina, più l'energia potenziale diventa negativa, più l'energia cinetica diventa grande e acquista velocità e precipita senza speranza sul Sole. Ma basta che ci sia un epsilon, una velocità trasversa piccolissima, perché io ho il tremolio nella mano. Un po' per l'età, un po' per pressione alta, e quindi io cerco di tenerlo qua con la mano ferma, ma non mi riesce. Ho il tremolio e comunico, senza volerlo, una piccola velocità trasversa. Quello lo salva, perché avendo una velocità trasversa di verso zero, avrà una L0 di verso zero, e quindi c'è la curva efficace che va su. E quindi, quando si avvicina qua, non potrà avvicinarsi di più, perché non ha, perché ve l'ho già spiegato, c'è una forza qui, centrifuga, che impedisce a lui di avvicinarsi troppo. Quindi basta che abbia un po' di tremolio, che lui non precipiterà nel Sole. La Luna ci gira attorno perché quando è stata creata c'era un momento della quantità di moto L0, e quindi non si avvicina perché è in una situazione di questo tipo. C'è un equilibrio tra la forza di attrazione verso il Sole e questa forza centrifuga che nasce dal potenziale centrifugo, e trova un equilibrio. Se non ci fosse questa forza centrifuga, questo precipiterebbe, e c'è una forza centrifuga solo nella misura in cui lui ha un moto trasverso. Ok? Allora, chi di voi ha fatto chimica? Alle scuole superiori? Niente, nessuno. C'è un mistero qua, perché forse alcuni di voi hanno sentito dire il principio dell'esclusione di Pauli, dovete denominare, di come la struttura dell'atomo si riesce a spiegare mettendo gli elettroni in vari orbitali. Vi ricordate un po' questa cosa? Vi ricordate che ci sono gli orbitali S? Sì. La S, P, D, la S c'è la 1, S, 2, S, 3, S, la S erano orbitali che hanno un momento di qualità di orbitale nullo. L'atomo di idrogeno, stato fondamentale, è una 1S. Quindi l'elettrone non ha un momento di qualità di moto orbitale, perché non precipita nel protone? Domanda che, a cui si trova risposta con la meccanica quantistica. Okay? Quindi questo è un problema. Se l'oggetto ha veramente velocità orbitale, velocità trasversa zero, L è zero, è in uno stato che i chimici chiamerebbero uno stato S, e questo benedetto signore, quando lascia presa, è spacciato. Dovrebbe andare dritto e non entrare in orbita. Okay? Questo valeva la pena dirlo. Pensate che questa curva c'è nella misura in cui c'è L0, lo vedete, no? Va bene, cancello adesso. Cancello questa che era la lavagna con il piano. Questa è una domanda graziosa. Si rifà al metodo delle immagini. Allora abbiamo la bella piastrona di rame che è tenuta a 0 volt, quindi la tenuta a massa. Mettete di fronte la carica Q. Sapete, abbiamo già detto che questo sentirà una forza di attrazione verso il piano, e la forza di attrazione è quella che sentirebbe se invece di un piano di rame ci fosse una carica uguale a meno Q esattamente dall'altra parte, come si chiama il metodo di immagini. Si dice metodo di immagini perché è come guardarvi nello specchio,
se voi siete di fronte a uno specchio, vedete un oggetto che sembra avere la uguale distanza dall'altra parte. Quindi voi dovete immaginare che questo si sta specchiando nello specchio, nel rame bello levigato, bello lucido, e come in uno specchio lui vede una particella immagine a una uguale distanza. Va bene? E l'abbiamo capito questo. Allora io vi chiedo, perché sono sadico o perché in realtà è una domanda facile? E questo punto del rame, quant'è il campo elettrico? Questa è una banalità. Quant'è il campo elettrico là? Siccome questo è un pezzo di rame e siamo in elettrostatica, infatti tutto il rame è una superficie equipotenziale, voi sapete che il campo elettrico deve essere a 90 gradi rispetto alla superficie del rame, no? Perché il campo elettrico è sempre, in elettrostatica, è il gradiente del potenziale elettrostatico. E quindi il potenziale elettrostatico va pensato come curve di livello di una mappa, e il campo elettrico è perpendicolare localmente alla curva di livello. Siccome la curva di livello addirittura è una superficie di livello, è un piano, essere perpendicolari è un concetto molto evidente, quindi il campo elettrico sarà in questa direzione, perpendicolare, d'accordo? Io vi chiedo qual è il modo del campo elettrico, è facile come arrivarci, no? Allora mettiamo delle quote, chiamate x la distanza dal piano, chiamate questo punto qua y uguale a 0, quindi questo punto matematico dove io vi chiedo qualche informazione su questo punto sia una distanza y misurato da qua, quindi questa quota qui la misuriamo, chiamiamo questo y uguale a 0, okay? Chiamate se volete questo y positivo, questo y negativo, anzi chiamiamo questo l'asse la distanza z, preferisco l'x. Quindi pensate al piano del rame, il piano xy, va bene? Il piano del rame è il piano xy. Questo punto è distante dal rame, dal piano xy, una certa distanza, la chiamiamo z. Questo è il punto matematico e voglio il campo matematico qua, il campo elettrico qui. Cos'è che fate? Dite che, ok, ho afferrato l'idea, molto graziosa ed elegante, mi fa venire la pelle d'oca, che il problema elettrostatico di qual è il campo elettrico qui in questo esercizio, dove ho una carica vera di fronte a un pezzo di rame messo a massa, è equivalente al chiedersi qual è il campo elettrico in questo punto quando ho a che fare con una carica Q e una carica meno Q. Quindi a questa seconda domanda è banale, no? E voi, fiduciosi dell'idea che vi dà la stessa risposta, la trattate così. Quindi il campo elettrico in questo punto qua, come si calcola? Si dice, ok, il campo elettrico è la somma vettoriale del contributo dovuto a lui più somma vettoriale e il contributo dovuto a questo. Okay. Questa è l'idea del metodo di Masi, che riduco un problema apparentemente complesso, perché c'è un pezzo di rame, a un problema semplice. Quindi questa è la linea d'azione del campo elettrico creato da questa sorgente, questa è la linea d'azione creata da questa sorgente. Quindi il campo elettrico in questo punto creato da lui se ne va in questa direzione, magari la disegno, faccio una scelta di dire questi sono un certo numero di volt su metro, un certo numero di newton su coulomb, e disegno adesso in questo punto il campo elettrico creato da lui. Il campo elettrico creato da lui, visto che la distanza è uguale, questo è un piano, e quindi a questo punto, visto che questa è l'immagine, è alla stessa distanza, quindi questo punto è equidistante, è chiaro che il modulo di questo è uguale, il modulo del campo elettrico che devo disegnare qua è uguale al modulo di questo, però agisce in questa direzione perché questa è una carica negativa, il campo elettrico è per di qua, quindi con un po' di pazienza faccio un disegno che, se lo faccio bene, vedo come sta agendo il campo elettrico, quindi ho la somma di questi due e uno fa il suo bel disegno, ok? E il discorso che abbiamo anche fatto poi ieri, cioè questa freccia qui ha una componente lungo il piano e ha una componente perpendicolare al piano, questa ha una componente parallelo al piano e ha una componente perpendicolare al piano, questo e questi si cancellano, invece ho due contributi che sommano a dar quello. Ecco il disegno del campo elettrico in questo punto, vedete che il campo elettrico in questo punto è a 90 gradi rispetto alla superficie del rame, come deve essere.
E poi cominciamo a scrivere giù quanto vale questo campo. Questo campo, se chiamo questo che so la direzione U di Z, non è detto perché devo usare la mano destra qua, se ho messo Y per di qua, qual è la Y? Il dito medio, quindi, casino. Sì, ok, quindi la X sta entrando nella lavagna, questo è l'asse Y, X, che male alle dita, gesso troppo piccolo, X entra, questo è l'asse Z che esce, quindi il versore U di Z è per di là, questo è un meno U di Z, d'accordo? Quindi uno scriverebbe che il campo elettrico in questo punto matematico P è uguale a meno qualcosa U di Z, e adesso dobbiamo solo scrivere cos'è quel qualcosa. Allora cosa sarà? Ragionate così, vedete che avete due di questi qua. Quindi se questo, sappiamo cos'è il modulo di questo. Il modulo di questo è, questa è la distanza, dunque questa quota qui, pulisco un po' il disegno, la coordinata di questo punto è Y, d'accordo? Questo è Z, questo è Y, quindi questa qua, questa distanza qua quant'è? Questo è Z quadro più Y quadro radice quadrata, d'accordo? Questa distanza. Quindi noi sappiamo che il campo elettrico creato da questo sarà Q, ovviamente c'è la costante elettrica, questa fastidiosissima costante che dobbiamo portarci dietro, eccetera. Q diviso, costante elettrica, moltiplicato Q diviso la distanza al quadrato, e questo è il campo elettrico, quindi è questo, Z quadro più Y quadro, quello è la distanza, però no, io voglio la componente, a me serve questo pezzo, e quindi devo fare la proiezione tenendo conto di questo angolo, quindi devo moltiplicare questo per il coseno di quell'angolo, giusto? E moltiplicare per 2, perché ne ho due, ne ho uno di disegno a colori diversi. Se questo è il campo dovuto a questo signore qua, a me serve questa componente, e se disegno questo in viola, il campo creato da questo, a me serve questa componente, ma sono uguali, quindi questo più questo due volte, no? Siamo d'accordo? Yavol? Sì. Cos'è il coseno di teta? Il coseno di teta è la distanza diviso la distanza del punto matematico dalla carica diviso, cioè il coseno di quest'angolo è la distanza del punto dal piano diviso la distanza del punto del punto matematico dalla carica. Lo ridico perché l'ho detto male, ho fatto giusto con le mani, non l'ho detto giusto. Il coseno dell'angolo è questo cateto diviso l'ipotenusa. Questo cateto cos'è? È la distanza della carica dal piano, e l'ipotenusa è la distanza della carica dal punto matematico. Hola! Come dicono i cinesi, un disegno vale veramente mille parole. Ho una formula matematica, vale molto di più. Quindi devo fare il cateto, la distanza della carica dal rame, che è Z, diviso l'ipotenusa, che è la radice quadrata di Z quadro più Y quadro. Ovviamente questo qua e questo qua possono essere messi insieme, quindi avete che, vedete questo di Z, perché invece andare di là, va di là, quindi il campo elettrico nel punto P è uguale a, questo è un 2, non è un Z, la mia Z c'ha sempre il lato, il trattino in mezzo, quindi è meno 2QZ diviso 4π greco epsilon 0 Z quadro più Y quadro alla 3 mezzi, siete d'accordo? U di Z. Aia, siete d'accordo? Quello è il campo elettrico in quel punto, molto semplice, nessuno dovrebbe avere problemi a fare questo. Poi vi chiedo, ma qual è la densità di carica là? Allora, uno cosa si ricorda? Il professore ha detto l'altro giorno, se questo è un pezzo di rame,
che è a un certo valore potenziale costante, perché siamo in elettrostatica, non c'è campo elettrico dentro il rame, quindi tutti i punti del rame hanno lo stesso valore di energia, di potenziale elettrostatico. Allora, in questo punto, immediatamente fuori dal rame, quanto vale il campo elettrico? Quanto vale il campo elettrico sulla superficie del rame? È una freccia che è a 90 gradi, il campo elettrico ha un certo valore, UBN, quindi 90 gradi è una brutta parola, è meglio dire che è normale la superficie. Quindi il campo elettrico è normale la superficie. E quanto vale? Il campo elettrico per questa funzione qua, cos'è? È uguale alla densità di carica che c'è qui diviso epsilon 0. E quindi ecco che la domanda, quant'è la densità di carica a questo punto, è un'autentica, vero? È un autentico. E quanto è quindi sigma nel punto P? È uguale. Ah vabbè, uno di solito può anche togliere tutto 2, a me non piace perché tante volte facciamo, dai, questo diventa 2, quindi questo diventa 1 e questo diventa 2. Quindi vedete che dovete solo togliere epsilon 0 dai piedi, avete a meno 2, aspetta, il 2 l'ho appena cancellato, meno QZ diviso 2 pi greco, l'epsilon 0 non c'è perché l'ho appena diviso, questo formula, sto usando questa. Z al quadrato più y al quadrato alla 3 mezzi, ed ecco che avete la densità di carica in questo punto. Vedete come la densità di carica non dipenda da x. Cosa vuol dire questo? Guardiamo per di qua, questo è il mio occhio, sto guardando, questo è il piano, quindi questo è l'origine, quindi la carica è qua, questa carica qua è qui, in questo punto, eccolo qua la carica, il gesso bianco, è qua, di fronte alla lavagna, y uguale a 0, x uguale a 0 e il punto è immediatamente sotto, quindi se questo è un tentativo artistico di rappresentare cosa sta succedendo, questa è la carica Q, dovete trovare il punto che è la proiezione della carica Q sul piano, ecco qua piazzate l'origine, ovviamente l'immagine è dall'altra parte, questo è meno Q, quindi la carica è qua, va bene? Tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'origine sul piano, tutti i punti sul piano hanno lo stesso valore di densità di carica, non vi pare? Questo dipende da y, non da z, cioè da y, dipende, dobbiamo intenderci qua, dobbiamo intendere, devo spiegarmi un po' meglio, ma non è difficile, sto solo dicendo che se questo è l'asse, come possiamo mettere, adesso sta sfidando la mia abilità immaginare, quindi diciamo così, che questo è l'asse x, y e z, va bene? Questa è la direzione x, questa è la direzione y. Questo punto qua, che è quello che ho disegnato, cosa c'è di diverso? Qual è la densità di carica in questo punto? È uguale, è uguale, è uguale. Tutti i punti che hanno la stessa distanza sul piano dall'origine avranno lo stesso valore di densità di carica. Siete d'accordo o no? Sì, ok. Quindi se io vi chiedo di calcolare, sapendo che questa è la densità di carica in questo punto qua e che avrà lo stesso valore qua, e avrà lo stesso valore qua, lo stesso valore qua, tu immaginate di prendere il piano di rame e dividerla in una corona circolare. Tutti i punti in questa corona circolare, la densità di carica è uguale in questa corona circolare. Tutti i punti della corona circolare hanno la stessa densità di carica. D'accordo? E vi chiedo quindi di calcolare la carica complessiva che c'è sulla piastra di rame. Deve venire fuori che è meno Q. Cioè fate l'integrale di questo in x e in y. Dov'è il cancellino? Non è difficile questo calcolo, eh?
dovete pensare a cosa abbiamo appena calcolato. Quindi io voglio la carica complessiva, la carica indotta sul rame, cosa sarà? La carica indotta sul rame è uguale all'integrale doppio di questo sigma, che dipende in linea di principio da x e da y, da x e y. Integrate su tutta la superficie, su tutta questa superficie, fate la somma della carica qui, la carica qui, la carica qui, cioè prendete un elemento di area, di unità di area, quanta carica c'è qua? Ok, quanta carica c'è qua? E integrate su tutta la superficie. È ovvio che non ha molto senso integrare in, se questo è l'asse x e questo è l'asse y, non ha molto senso dividere la lastra di lame in quadratini di x e y, ha più senso organizzare il calcolo della carica complessiva sul rame organizzando in colonne circolari. Perché? Perché la densità di carica qua è uguale a qua, uguale a qua, uguale a qua, uguale a qua. D'accordo? Quindi questo integrale doppio se vi fermate a pensare in realtà può essere scritto così come un integrale ordinario da 0 a infinito di alla sigma pensata come se volete una funzione, come possiamo chiamarla? La sigma, eccola qua. Questa funzione qua, attenzione, z cos'è? Z è la distanza della carica dalla piastra, quindi dovete pensare alla z come una costante. Originalmente stavo per usare la lettera d qua, poi non ho voluto farlo perché magari si fa confusione qui. Quindi la scelta della lettera z, sì, perché no, dovete pensarla come una costante. La variabile qui è y. Ma y cos'è in questa visuale qui? La y è semplicemente la distanza del punto matematico da y uguale a 0. Cioè in realtà preferisco fare così, che questo va visto come una funzione meno qz, che è una costante, diviso 2pi greco z quadro, dove questa y qua, piuttosto di pensarla come la solita coordinata cartesiana rettangolare, pensatela per quello che è la distanza, magari in rosso, è la distanza di questo punto P da questo punto, è la distanza di questo punto P da questo punto, la distanza di questo punto da questo punto, è questa distanza qua. Come la possiamo chiamare questa variabile? La uso io, R piccolo, che ne dite? Ok? Quindi è la distanza del punto matematico dall'origine. E cos'è l'origine per voi? L'origine è la proiezione ortogonale, ho cancellato il disegno. Questa è la carica fisica. Questo punto qua è l'origine. E l'immagine, come l'ho disegnato poco fa, è qua sotto. Quindi dovete pensare che invece di scrivere y, che è troppo legato alla vecchia idea di coordinate cartesiane rettangolari, dovete pensare al suo significato geometrico, è la distanza dall'origine, quindi la scrivete, che so, r quadro, e questo è 3/2. Quindi il mio integrale diventa un integrale ordinario sulla funzione phi, sigma dipende solo da r, questa è l'unica dipendenza, questa è una costante, quindi questa è una sigma che dipende da r. È un integrale di una funzione ordinaria, di una variabile. Però dovete fare la conversione corretta. Non è giusto far così. Questo è sbagliatissimo. Cosa dovete fare? Perché c'è la corona circolare. No? È la corona circolare che dovete tenere presente. Cioè state in realtà... cioè questo integrale doppio, nel passare dall'integrale doppio all'integrale ordinario avete fatto l'integrazione, certo, avete integrato in azimuth. Questo, e allora lascio a voi verificare che questo è uguale a meno q, verificate voi, dovete prendere questo, ovviamente questo di pi greco andrà via con questo, eccetera, il meno, il qz uscirà fuori, e avete a che fare con quale integrale? Lo scrivo, però la verifica dovete farlo voi. Se non sapete la primitiva di questo integrale, andate sul libro di integrali o sul sito Wolfram, come vi ho già detto,
L'importante è che voi sappiate impostare il calcolo. Poi l'integrale, l'integrazione, casomai se mai vi dessi degli integrali in qualche esercizio a un orale, magari qualcuno avrà il computer in rete e guarderemo al momento l'integrale indefinito usando Wolfram per l'appunto. Se c'è uno scritto dove so che in un certo esercizio serve fare un integrale di quelli non banali, perché ce ne sono di banali che dovreste sapere, siete all'università. Se ce n'è uno non banale, magari vi do la primitiva durante l'esposizione, durante la lettura dell'esercizio. Poi starà a voi saperlo usare. La vera domanda è saper impostare il calcolo. Quindi impostiamolo, quindi cosa ho qua? Quindi ho meno qz, di 2π greco si mangia questo qui, quindi non ci sarà. Quindi ho l'integrale da 0 a infinito, perché sto integrando su tutto il rame, no? Per corone circolare, sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi. Quindi ho la R che c'è qua su e ho questa roba qua su. In R, va bene? Che deve aver preso tutti i pezzi. E quindi l'integrale lì dovete saperlo fare. Cioè, cercate qual è l'integrale definito o fate qualche metodo di sostituzione, trovate la soluzione, calcolatelo e verificate che verrà fuori meno Q. Verificate che verrà fuori meno Q. Va bene? Siamo d'accordo? L'importante è questo passaggio qua, cioè io riduco l'integrale doppio a un integrale ordinario perché divido il mio piano in modo intelligente, sto dividendo il corone circolare, ma allora devo tener conto di qual è l'area di una corona circolare, è l'area, perché questa è un'area, no? È un'area. Quindi l'area circolare è la sua circonferenza per il suo spessore. Vedete, questo è un integrale su una superficie a ben guardare. È un'area questa. Questa è un'area. Questa pure è un'area. Siamo d'accordo? Ok. Sul video, perché è giusto che lo sappiate, voglio che voi verifichiate le equazioni di Maxwell. Se io le scrivo con i potenziali, io voglio che voi verifichiate che se voi prendete il potenziale vettore e il potenziale scalare e li modificate, fate una trasformazione in cui create un nuovo potenziale vettore che è uguale a quello vecchio più il gradiente di una qualsiasi F. Prendete una qualsiasi funzione scalare e fate la seguente due trasformazioni. Trasformate, create un nuovo potenziale vettore e create un nuovo potenziale scalare. È uguale a quella vecchia, meno, attenzione al segno meno, è molto importante. Nota bene. La derivata parziale di f rispetto al tempo. Quindi deve essere una qualsiasi funzione scalare che dipenda da x, y, z e p. Qualsiasi però. Verificate che il campo magnetico e il campo elettrico generati da questi potenziali non cambiano. Cioè che il campo elettrico, il campo magnetico nuovo è identico a quello vecchio, e che il campo elettrico nuovo è identico a quello vecchio. Verificatelo.
cosa dovete fare? Beh, dovete dirvi, ok, il campo magnetico nuovo cos'è? Il campo magnetico cos'è? È il rotore del potenziale vettore. Quindi il campo nuovo, campo magnetico B nuovo, è il rotore del potenziale vettore nuovo. Allora, questo è uguale al rotore B, il vecchio potenziale più, più il gradiente di F. Campo elettrico nuovo, cos'è? Cos'è il campo elettrico nuovo? Questo ve lo ricordate? Questo è il più facile dei due. Questo è il più facile, l'abbiamo anche fatto assieme, no? Perché ovviamente qua il rotore della somma dei due vettori è la somma dei due rotori. L'ho detto giusto? Infatti sì. Il rotore della somma dei due vettori è la somma dei due rotori. Il rotore della somma dei due vettori è la somma dei due rotori, l'ho detto? Sì. Ah, perché mi sto perdendo, perché tutti sti ori. Allora, il rotore di A più il rotore del gradiente. E come sapete bene, perché una delle cose che dovete sapere è che il rotore di un gradiente è il vettore nullo. Quindi questo è il vettore identicamente nullo. E quindi rimane che il rotore del nuovo potenziale vettore è uguale al rotore del vecchio potenziale vettore, e quindi questo è proprio il vecchio B. Quindi vedete che trasformare la A così non ha nessuna conseguenza sulla B, è la stessa B. Cosa succede invece al campo elettrico? Dovete ricordare cos'è il campo elettrico in termini dei due potenziali. Dovete ricordare che in generale il campo elettrico non è solo il gradiente di un pezzo di una funzione scalare, ma c'è anche del potenziale vettore, quindi è meno phi meno la derivata di A rispetto al tempo. Questa qua deve essere tatuata da qualche parte sul vostro corpo. E quindi il campo elettrico nuovo è uguale a meno il gradiente del potenziale scalare nuovo meno la derivata rispetto al tempo del campo vettore nuovo. Questo è questa formula applicata brutalmente qua. Quindi dobbiamo fare meno il gradiente del nuovo campo scalare. Il nuovo campo scalare è la vecchia, meno la derivata rispetto al tempo della F. E questo è questo signore qua, quindi meno la derivata rispetto al tempo del nuovo vettore, potenziale vettore. E quindi questo è il rotore, la vecchia A più il gradiente della F. E lascio a voi vederlo, no? Vedete come funziona? Questo è meno il gradiente di Φ, meno e più, quindi qua ho il gradiente della derivata di F rispetto al tempo meno la derivata di A rispetto al tempo meno la derivata rispetto al tempo del gradiente di F. Ma cosa dice Schwarz? Che questo e questo sono proprio uguali, ma questo qua c'ha il segno meno, quindi questi due si cancellano e mi rimane la derivata, scusatemi, meno il gradiente di Φ meno la derivata della vecchia A, e questo per l'appunto è proprio uguale alla vecchia E. E quindi vedete che questa trasformazione lascia invariato, questo è il linguaggio, questa è una trasformazione dei potenziali, trasformo il potenziale vettore e trasformo il potenziale scalare. Questa è una trasformazione. Questa trasformazione lascia invariato il campo elettrico e il campo magnetico. Ok? Molto semplice, ma sappiate, non è importante. Nato semplice, sono cose molto semplici queste, che sono stanco e anche voi, quindi sono classiche, semplici domande che si possono fare.
Una curiosità, tra i presenti, che è un campione molto piccolo, non è affatto rappresentativo, ma è un campione piccolo, tra i presenti, chi intende fare l'esame al primo appello, cioè quello di fine giugno? Un signore. Due signori. Alzate bene, ok, uno, due, tre, quattro. Signorina con la penna, sa che in un'asta le avrei aggiudicato, bisogna star fermi. Al secondo appello, terzo appello, quindi prima dell'estate tutti quanti, c'è qualcuno, presumo di no, cioè, i presenti probabilmente stanno investendo le loro energie per farlo prima dell'agosto. Chi intende farlo in un futuro remoto non sarebbe qua. Immaginate, è una variazione che mi è venuta in mente, avrei potuto farlo volevo farlo stamattina in realtà, poi mi è passato di mente questi qua. Allora, immaginate un'espansione polare fatta così, solo che qui avete un'elettrocalamita, quindi c'è una, va così, e poi si prende. E certo, voi potreste avere una batteria, e magari c'è un interruttore. Questo è un pezzo di metallo, di ferro non magnetizzato, poi mettete la corrente nella bobina e si magnetizzerà. Ok? Facciamo che questo stiamo guardando così, dall'alto verso il basso. Questa è questa zona qua, ecco la zona che è compreso tra... E immagino qua una spira. Una bella spira di rame, magari così, ok? Esce verso di voi. Visto dall'alto, questa è la vostra spira, ok? E quindi qualcuno chiude l'interruttore, tutto lo tratto l'elettrocalamita viene attivata, c'è un campo magnetico che comincia a formarsi, no? Prima non c'era, poi c'è e uno si chiede qual è la direzione della corrente indotta. Questo è banale. Ma supponiamo di fare qualcosa un po' più sofisticato, in cui c'è qui un alimentatore di corrente a tensione alternata, magari di tipo coseno, quindi non so, una cosa del genere, imposto una certa omega, ok? Quindi qua dentro c'è un campo magnetico, allora decidiamo come facciamo uscire fuori, questo è il grafico della corrente. Questo è il grafico della corrente, è una funzione coseno. Quindi è una cosa del genere. Questo è l'ampiezza della corrente, poi è modulato il tempo con un andamento cosenoidale. Qual è la direzione positiva della corrente? Chiamiamo che a t uguale a 0, a t uguale a 0 supponete che la corrente stia uscendo di qua, ok? Quindi inizialmente la corrente sta girando in questo verso, quindi se ne va di là, poi di qua, poi di qua, poi di qua e torna indietro. Poi la corrente dal valore massimo diminuisce, quindi va sempre di là, ma sta diminuendo di intensità, fino addirittura a essere per un istante zero, e poi inverte la direzione della corrente. Quindi il campo magnetico sta cambiando direzione. Chi è il polo nord in questo momento? Cioè, se questa è la situazione a t uguale a zero, abbiamo questa bella corrente che sta girando in questa direzione ed è i zero. Poi un istante successivo la corrente sta cambiando. In questo istante qual è la direzione del campo magnetico? Allora, un po' di nozionismo, perché ovviamente nei corsi più avanzati farete queste cose, la interazione del campo magnetico con la materia. Se questo è ferro, quello che succede è che gli elettroni, diciamo che a un certo momento la materia si polarizza magneticamente,
E quindi quello che a livello pratico succede, cioè dovete pensare, se questo fosse il mio alimentatore e avevo un solenoide fatto così, adesso farò le linee doppie per capire. Quindi le linee doppie sono queste qua, è davanti, poi passa dietro, davanti, 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 eccetera, e quindi passa dietro, e passando dietro se ne torna indietro. Ok? Non so disegnare molto bene, ma credo che mi capiate. Fa così, doppio, e poi se ne va indietro. Ok? È lo stesso solenoide, solo che qua c'è il ferro, e là no, là c'è aria, qua c'è ferro. È evidente che io potrei farvi la stessa domanda, qua è la vostra spira, e io qua ho la corrente che inizialmente va così, sta girando cosa? Sta girando così, quindi ho le linee di campo magnetico, questa è la linea lungo asse, è più facile disegnare, non vi pare, sta facendo così, quindi questo è su, e ho poi le mie linee che avranno un certo flusso di qua, d'accordo? E ovviamente c'è il simmetrico. Poi ho tante linee che vanno in giro. Come vedete da questo disegno qui, quando ho il solenoide con l'anima in aria, questo ha l'anima in ferro, molte linee di campo magnetico se ne vanno in giro. Solo poche taglieranno la superficie qua tesa come la membrana di un tamburo. Quindi è un po' uno spreco di linee. Se a me interessa che ci sia un alto flusso qui, dovete immaginare che avere linee che vanno in giro non è molto utile. Quindi hanno scoperto che io riesco a convogliare le linee di campo magnetico se do a loro una specie di autostrada, e il ferro gioca come una specie di autostrada, è un convogliatore di linee di campo magnetico. Invece di uscire in giro per l'aria, rimangono in qualche modo intrappolate nel ferro. Poi qualcuno prima o poi vi racconterà le fisiche di questo. Se avessi un altro mese di tempo, faremo molto volentieri gli effetti del campo elettrico nella materia, gli effetti del campo magnetico della materia. Il campo elettrico della materia polarizza la materia, anche dovete immaginare che questo campo magnetico raddrizza tutti questi atomi di ferro come raddrizzerebbe delle bussole, e quindi con tutte le bussole allineate ho un campo magnetico più forte, perché ho il campo esterno che raddrizza le bussole che sono magneti anche loro, no? Sono magneti anche loro, si raddrizzano, si conformano col campo esterno e ho un campo ancora più forte. Questo è un fenomeno molto bello, ma la vita è troppo breve. Quindi a livello molto pratico, questa è un'autostrada di linee di campo magnetico, quindi il campo magnetico rimangono intrappolate, ovviamente. Non voglio buttare all'ortica il disegno, ma ovviamente qua dove c'è un interstizio le linee poi vanno dritte, si infilano e proseguono, d'accordo? Quindi c'è proprio una specie di autostrada di linee, va bene? Quindi le linee sono molto ben convogliate dove mi interessa averle, invece di averle sparpagliate in giro, d'accordo? Allora, qua sto guardando dall'alto. Se la corrente sta girando così, le linee di campo magnetico stanno scendendo, quindi io vedo le linee entrare alla lavagna, quindi disegno delle X. Siete d'accordo? Questa è la situazione in questo istante. Ho tante X, quindi questa è la vista dall'alto. Va bene? Questo è in questo istante qua. Poi in un istante successivo la corrente sta ancora girando in questo verso, e quindi le linee di campo magnetico stanno ancora girando così, ma sono meno numerose. Poi c'è un momento in cui non ho corrente e potete immaginare in prima battuta che il campo magnetico non ci sia. Poi la corrente sta andando in direzione opposta, quindi vorrà dire che la circuitazione del campo magnetico cambia segno. Quindi io vi chiedo di fare una specie di valutazione di qual è la direzione della corrente che circola qua, la corrente indotta per la legge di Faraday Lenz. E quindi dovete trovare un modo per rappresentarlo. Un modo potrebbe essere quello di intanto fare il grafico del flusso e il flusso del tempo.
Quindi il campo magnetico sarà in prima battuta un certo valore che avrà lo stesso andamento coseno della corrente che sto applicando. Quindi io ovviamente il disegno potrei farlo, eccolo qua, che in fondo è lo stesso disegno lì, ho un'ampiezza di 0, è un coseno, disegno parte di periodi, è un coseno, nessun problema. Poi vi chiedo di disegnare il flusso del campo magnetico pensato come flusso del tempo. Allora, il flusso è un prodotto scalare, e quindi il prodotto scalare, come sapete, è il prodotto di un certo tipo tra due vettori, il campo B e un vettore area. Qual è la direzione del vettore area? Tanto per rompere le palle, supponiamo che io abbia deciso, prima di iniziare l'esercizio, di pensare di orientare la curva così matematicamente, e quindi il mio elemento di area è verso l'alto. Quindi inizialmente, col campo magnetico, con l'autostrada di linee magnetiche, questa specie di fascio di linee magnetiche sta scendendo verso il basso, mentre gli elementi di area stanno andando verso l'alto, il mio flusso è grande in valore assoluto, ma è un numero negativo, d'accordo? Quindi io parto da un valore grande negativo. Poi, quando il campo magnetico è zero, quindi disegno, perché sarà un coseno pure questo, ok, sto partendo qua con un valore negativo. Perché? Perché l'elemento di aria è orientato così. Se l'avessi orientato verso giù sarebbe stato positivo, non ti pare? Quindi qua il flusso è 0, qua il flusso è 0, quindi è un meno coseno. Ok? Cosa dice la legge di Faraday-Lenz? La legge di Faraday-Lenz dice che la circuitazione di B nel circuitino, lì, questo circuito, questa curva chiusa C, questo è uguale a meno la derivata rispetto al tempo del flusso del campo magnetico, ammesso che dipenda dal tempo, perché se non dipende dal tempo non avrò una circuitazione qui. Ma certo che il flusso dipende dal tempo, eccolo qua. E vedete che durante il primo mezzo periodo, in questo intervallo di tempo, la derivata del flusso è maggiore di zero. E in questo secondo tratto qui, secondo intervallo, no, di un periodo, di un ciclo, la prima metà del ciclo la derivata è positiva, la seconda metà del ciclo la derivata è negativa. Quindi se io vi chiedo di disegnare la forza elettromotrice, voi capite che nel tratto positivo, dove la derivata è positiva, qui, in questo intervallo di tempo, ho una forza elettromotrice che è negativa. Dobbiamo intendere cosa intende, cosa vuol dire negativa. E qua abbiamo una forza elettromotrice positiva. Ma cosa vuol dire forza elettromotrice? Questo è la... scusatemi, questo è l'errore, no? L'errore di stampa, classico errore di stampa, questo è il campo elettrico, questa è la ferma. Attenti agli errori di stampa, non memorizzate gli errori di stampa. E se lo fate, almeno non cercate di difendervi a un orale dicendo che era scritto sul libro. Non lo fate, questo è veramente molto penoso. Era ovvio quello non era distante. Dov'ero? Ah, questa è la forza motrice, si misura in volt, no? Si misura in volt. Allora, questo è negativo, cosa vuol dire positivo e negativo? Cioè, dovete chiedervi come gira la corrente indotta in questo pezzo di rame, questa spina di rame. Cosa vuol dire negativo? Qua il flusso. Negativo, perché era negativo? Perché l'elemento di area era verso l'alto. Quindi il verso in cui io sto girando sulla curva per orientare l'elemento di area in quel modo è in quel modo lì. Dire che la forza elettromotrice è negativa, cosa vuol dire? Che la corrente non sta girando così, ma sta girando cos'ha? Sì o no? Quindi, peccato che abbia fatto il troppo vicino alla mensola e non riesco a infilare un altro disegno, lo faccio qua, dai.
facciamo in questi, questo è una spira circolare, ecco. Questa è la vista verso l'alto, sto per disegnare quattro cerchi qua che rappresentano la vista verso l'alto di questa spira. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Se volete sono dei fotogrammi tipici di questo intervallo, di questo intervallo, di questo intervallo, di questo intervallo. Ok? Vista dall'alto, quindi questa è la vista della spira, vista della spira, vista dall'alto, dall'alto. Ma abbiamo già fatto la pausa? No. Ha suonato? Sì, manca un minuto, quindi ha suonato già una volta, non l'avevo notato. O forse sì, perché l'avevo premuto, se no andava avanti. Ed era stanchezza, io non ricordo assolutamente cosa ho fatto neanche 10 minuti fa. D'accordo cosa sto facendo? Adesso voglio che voi disegnate qui, su questi quattro cerchietti, il verso della corrente indotta. Come deve girare la corrente indotta? Visto che la FEM è negativa, e per me la direzione positiva è così, quindi in rosso metto la direzione positiva, questa è la direzione positiva, questa è la direzione positiva, no? Sto guardando dall'alto, fatemi fare il disegno, questa è la direzione positiva, non è la direzione della corrente, lo semplicemente dicendo, quella è la direzione positiva. Avere una FEM negativa vuol dire che il campo elettrico sta girando, che colore posso usare? Ahimè, questi sono i colori che sono proprio brutti questi colori. Il giallo, c'è ancora un pezzo di giallo. La FEM è negativa, quindi la corrente, il campo elettrico deve essere tale da avere una circuitazione negativa. E quindi la corrente girerebbe così. Qua la FEM è sempre negativa, quindi la circuitazione è negativa. Cosa vuol dire? Che il campo elettrico è contrario alla direzione in cui percorro la curva. Io percorro la curva in un certo verso, ma continuo ad avere prodotti scalari negativi. Vuol dire che questa è in direzione opposta alla direzione in cui mi muovo. Qua ho la FEM positiva, quindi vuol dire che il campo elettrico invece ha una circuitazione positiva e quindi un portato di carica girerebbe in senso antiorario. Ok? E per essere sicuri che voi capite questo, vi scongiuro, fate il disegnetto della situazione dei punti, delle punte o frecce. In questa fase qua avete, questo era inizialmente, quindi avete, questo è l'occhio, avete tante frecce che entrano, perché il campo magnetico sta entrando, quindi avete tante frecce, eccole qua, tante frecce che entrano. Poi cosa sta succedendo? Vedete che forse questa rappresentazione non è dei più felici, però dovete immaginare che in questo quarto di tempo, in questo quarto di periodo, le frecce stanno diminuendo, no? Le frecce addirittura in questo quarto di periodo non sono più frecce, sono dei punti, perché il campo magnetico sarà passato per un istante dove è zero, poi cambia di segno, quindi poi le frecce vanno su, quindi qua ho un sacco di punti, capite? Le frecce stanno diminuendo e stanno aumentando i punti, quindi la corrente deve girare in modo da cercare di contrastare la diminuzione di frecce. Le frecce cosa sono? Sono campi, è un campo entrante la freccia, qua le frecce stanno sparendo, quindi il circuito cerca di contrastare la diminuzione di X, quindi con la corrente che entra. Poi qua dovete immaginare che nel passare da X a punti c'è la diminuzione di X, un momento in cui non c'è niente, il campo è zero, poi cominciano ad aumentare i punti. Quindi i punti stanno aumentando e il circuito cosa fa? Cerca di contrastare l'aumento dei punti. Allora, un aumento di punti, i punti stanno, è un campo uscente, lui per contrastare un campo che esce sempre di più, cosa fa? Cerca di crearne internamente, e forse qua c'è un errore di segno, mi fate pensare un attimo, perché non mi sta venendo? Ah, è giusto, lui fa così, per un attimo ho guardato la freccia salmone, ho dimenticato qual era la freccia della corrente, è la freccia gialla, lui entra, quindi accompagnate questo disegno, qua c'ho punti, e qua ovviamente ho X, e succede un po' il contrario,
qua ho la diminuzione di punti e il circuito cerca di ripristinare punti. Poi arrivo a zero e comincio a avere degli X che entrano. Ho un aumento di X e l'X vuol dire, quindi devo contrastare X facendo cosa? Con la corrente che gira. Familiarizzatevi con questo disegno, eh? È già la terza volta credo che vi racconto questo modo di guardare la legge di Faraday, Lenz. Quindi è imperdonabile non saperlo, ragionate, non è difficile. Facciamo una breve pausa.